Allora, noi non ci siamo persi mai in questi anni perché comunque facevamo d'estate i delitti del Barlume e perché l'anno scorso io mi avevano chiesto di fare una lettura sul Piccolo Principe e ci siamo contattati, quindi diciamo in qualche modo il filo è sempre rimasto stretto. Però effettivamente sul palco non lavoravamo da 5 anni ed è stato... Sono quelle cose dove non sai dare una definizione, perché sono quelle cose che sono, come dire, piene di storia anche personale, di legame. È stato bello soprattutto essere guidati da Giuseppe Piccioni, che è un regista sensibilissimo, ma anche con una grande ironia e che ci conosceva entrambi. E quindi è stato bello rimetterci insieme nelle mani di un regista che è abituato al cinema, che però ha unito il mondo teatrale e cinematografico. Beh, guarda, è stato un regalo incredibile, perché insomma appunto le voglio molto bene, la stimo, la vedo insomma in tutti i lavori che lei fa, quindi mi piacciono molto sia cinematograficamente che in tutte le sue esperienze a teatro, e quindi è proprio un onore per me poter rilavorare con lei. Allora, del testo mi è piaciuta l'idea di... L'ho letto, la prima volta che l'ho letto pensavo che fosse un esercizio mentale, come... E invece poi, seguendolo più approfonditamente, entrandoci di più, beh, è molto bello il fatto che dà il diritto ai sentimenti, cioè proprio la sostanza del testo è bella, è come dire... il cuore ha le sue ragioni che la ragione non capisce, un po' quella frase lì, cioè come dire... Possiamo sezionare tutto, analizzare tutto, però c'è qualcosa di misterioso nell'essere umano che non si può tagliare a pezzetti, osservare, analizzare sotto una lente, che è un po' il miracolo dei sentimenti, di innamorarsi, che hanno diritto di essere. Quindi l'aspetto che mi piace di più è l'ispirazione profonda. E poi come spettacolo mi piace il fatto che siano mescolati due linguaggi, teatrale, che è molto fisico, molto viscerale, molto sensuale, però c'è anche un aspetto cinematografico, perché ci sono degli insetti. Guarda, l'ironia e la profondità contemporaneamente, perché c'è tutto un aspetto del testo che è molto ironico, però guarda caso poi si basa anche su degli aspetti intimi, anche dolorosi, anche emotivi. Questo connubio è molto molto interessante. Allora, per noi che lo fa, è importante sia per chi lo fa che per chi lo vede, credo, perché per noi che lo facciamo è stata proprio una grande sorpresa. Io non mi aspettavo, quando a giugno abbiamo iniziato a fare le prove con una grande rilassatezza, anche perché non sapevamo quando si sarebbe potuto fare. Rilassatezza intendo mentale, non eravamo lì sul divano pigri di farlo, eravamo entusiasti di farlo, però senza più quello schema per cui parti prima dall'idea, allora facciamo questo, poi facciamo questo, ma molto... diciamo partendo dall'intimo, partendo dal fare le prove, costruendo il progetto dall'interno, la voglia di incontrarsi, di lavorare insieme. Quindi quanto è importante? Beh, penso che sia di vitale importanza. Ovviamente il fatto di non averlo potuto fare per un po' di tempo ci ha messo a tutti più desideri, questo sicuramente. Ma come diceva la poesia di Rilke a inizio conferenza stampa, ci bisogna anche lasciare che le cose si evolvano piano piano, avere fiducia, e mi sembra che nonostante la grande difficoltà, il fatto che siamo qua a teatro, una conferenza stampa che è tutto esaurito, questo ci dice che forse secondo un rispetto, insomma, delle distanze, di tutto, forse il teatro si può fare, forse anche il cinema, anzi si deve fare. È come dire respirare, no? Cioè appunto io... Il teatro, il cinema è come se il mio cuore respirasse senza bisogno della mascherina. Ma bella questa, è venuta bene.